La UEFA Champions League sta per assegnare il titolo di campione d'Europa, c'è grande adrenalina sulle tribune, atmosfera che si va scaldando. Si gioca nello splendido, romantico Parco dei Principi di Parigi. Buonasera da Piero Gepardo e Lelia Dani, il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, il giorno della finalissima per decretare la nuova regina d'Europa. Si gioca per la storia, per un posto nell'elite del calcio europeo e mondiale. Scendono in campo Paris Saint-Germain e Liverpool. Le finali della UEFA Champions League sono sempre partite uniche. Il calcio è il suo livello più alto. L'atmosfera è incredibile, la si respira sulle tribune come in campo. Due squadre a caccia del successo, una sola che scriverà il suo nome nell'albo d'oro. Milioni e milioni di cuori che battono. A livello di club non esiste nulla di simile. Questa è la formazione iniziale del Paris Saint-Germain. Gigio Donnarumma tra i pali. In difesa Marquinhos fa coppia con Sergio Ramos. Verratti insieme a Fabian Ruiz come mezzala. E di punta Leo Messi accanto a Kylian Mbappé. Il Paris Saint-Germain è certamente fra le squadre che hanno investito maggiormente sul mercato negli ultimi anni. Beh, il doppio colpo Neymar Mbappé nell'estate del 2017 è l'esempio più lampante. La proprietà catariota non ha badato a spese e ha allestito una rosa in grado di competere su tutti i fronti, ma soprattutto nella agognata UEFA Champions League. Diamo un'occhiata alle scelte del tecnico dei Reds per questa sfida. Alisson in porta, in difesa Van Dijk con Matip, Diogo Jota insieme a Momo Salah sugli esterni. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. Partiti, UEFA Champions League che oggi emetterà l'ultimo verdetto, il più importante. Neymar! Conclusione intercettata bene dal portiere. Sceglie il tocco corto. Lottin. La domestica Fabinho. Fabinho. Palla lunga di Fabinho. Recupera la palla con un grande intervento. Proseguono nella loro avanzata. Vedremo cosa potranno inventare. Tiro respinto. Scegli la soluzione ravvicinata. Donnarumma sventa qui. Crossa nel mezzo, grande scelta di tempo, conquista la palla, riconquistano bene palla qui, fischia l'arbitro per una chiara posizione di offside. Chiamata facile, Pier, era lì in mezzo all'area, non ha mosso un muscolo per sfuggire al fuorigioco, deve fare molta più attenzione. Occhio a Leo Messi, ovviamente, uomo copertina di questa sfida. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria.
ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Decisivo l'intervento qui. La pressione su Fabinho. Può andare in porta. Che intervento di Alisson. Sceglie il breve. Esagera qui e regala la rimessa. Recupera palla la formazione avversaria. Alexander Arnold. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. La gioca profonda verso l'attaccante. Va a botta sicura. Efficace l'intervento del portiere. Occhio al tocco in mezzo. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Occasione per il vantaggio. Super Gigio Donnarumma qui. Corner battuto in mezzo. Girata di testa che non crea problemi al portiere. Anche difficile pensare di segnarli in questo modo, eh? Messi. Hanno spazio per ripartire. Occhio al lancio per Mbappé. Intervento fondamentale. Thiago Alcantara. Robertson. Servito Diogo Jota. Interviene al momento giusto e recupera. Messi. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Messi. Prolunga per Nuno Mendes. Chance da calcio d'angolo per cercare il gol vittoria. Sceglie la battuta corta. Attenzione a Messi. Rientra Messi. Tiene palla, caccia dello spazio. Messi. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto complicata. Possibilità di contropiede, attenzione. Mette in movimento Salah. Palla per Alexander Arnold. Cross fermato dal difensore. C'è stata deviazione, è corner. Sceglie il tocco corto. Palla che arriva sul secondo palo. Non riesce a liberare, palla ancora buona. Nulla di fatto dunque. Ecco Mbappé. Mette in movimento Messi. Hakimi. Preferiscono ragionare. Non riescono a tenere il pallone. Darwin Núñez. Thiago Alcantara. Va in verticale, non male l'idea.
Azione che si interrompe sul più bello. Ottima chiusura del difensore. Mbappé. Occhio a Mbappé. Paris Saint-Germain prova a spingersi in avanti. Attenzione a Messi. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E c'è il gol! E che gol! Questo è un colpo di genio. Una giocata di classe immensa. Replay del gol. Ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore. Era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione. Poi sai, se i compagni non gli danno una mano. Gara che riprende, Liverpool che deve recuperare un gol. Si giocherà per almeno altri due minuti. Scatta verso la porta. Non ha sbagliato, a porta vuota. Non ha tremato e l'ha messa nella porta sguarnita. Può solo ringraziare i difensori e il portiere. Arriva l'intervallo al Parco dei Principi, squadra negli spogliatoi dopo il primo tempo. Secondo tempo di questa finale di UEFA Champions League che è appena cominciato. Anderson può girare il pallone. Anderson recupera senza problemi su questo cross. Occhio a Salah. Liverpool che cerca il gol del vantaggio. Occhio al corner. Sceglie il tocco corto, la mette dentro Salah. Possono respirare. Anderson. Intervento sul pallone. Gran palla dentro. Guadagna campo. Occhio a Salah. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Palla in out. Sarà dunque calcio d'angolo. Cambio nel Paris Saint-Germain. Sceglie la soluzione corta. La mette dentro Salah. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Risolve una situazione molto complicata. Cerca la porta. Grande intervento del portiere.
Batte lungo. Spazza via. Lo vede? Attentissimo, situazione che era complicata. Match che fin qui corre sui binari dell'equilibrio. Lo vedi dalla percentuale sul possesso palla. Un equilibrio che però non è sinonimo di noia. Le due squadre, come vedi, stanno interpretando la partita senza troppi tatticismi, aperte. Cercano di segnare un gol in più dell'avversario e questo vuol dire essere protagoniste. Il pareggio però fotografa correttamente quanto abbiamo visto finora in campo. La gioca vicino. Marquinhos. La gioca Mbappé. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Pizzico di sfortuna qui perché non aveva indirizzato male. Parik prova a spingersi in avanti. Pericolo scampato per il momento. Ottimo lavoro difensivo. Alexander Arnold. Riconquista la palla grazie a questo intervento. Fabian. Suggerimento per Mbappé. Darwin Núñez tenta la verticalizzazione, buona idea. Robertson. Cross messo fuori da Sergio Ramos. Chiude bene Sergio Ramos. Pablo Sarabia. L'arbitro concede il vantaggio, attacca il Paris Saint-Germain. Arriva il fischio dell'arbitro, infatti il vantaggio qui non c'era. Se la cava qui con un richiamo verbale, ma potrebbe essere l'ultimo. L'arbitro ha preferito parlarci invece di estrarre il cartellino. La prossima volta però è normale che scatterà il provvedimento disciplinare. Grande intervento del difensore. Ecco Firmino. Il tocco per Robertson. Palla gestita male da Firmino. Provano ad avanzare. Pallone che sembra buono. Intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Il difensore spazza in qualche modo. Entra deciso e gli porta via il pallone. Hakimi. Mbappé. Paris Saint-Germain che tenta ancora un assalto per provare a vincere la partita, ma deve fare in fretta. Attenzione a Messi. Ferma tutto e riconquista il pallone. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Non trovano spazi e perdono il pallone. Robertson. Decisivo l'intervento qui. Mbappé. Ha avuto il pallone buono per concludere a rete, ma l'ha sprecato. E questo poteva essere il gol partita. Si starà mangiando le mani, occasioni del genere vanno sfruttate meglio, Pier. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Prova a sfidare la difesa avversaria. Ecco Sarabia. Possono passare in vantaggio.
Parì avanti a poco dal termine in questa finalissima di UEFA Champions League. Rivediamolo questo gol, importantissimo, che potrebbe valere la vittoria, ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo, ma anche la forza per reagire. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. L'arbitro ha segnato. Gran dribbling. Possesso recuperato. Neymar. Ecco Mbappé. Hakimi. Ancora su Mbappé. Occhio, pallone importante per chiudere la partita. Attenzione! Questo è il gol che potrebbe mandare i titoli di coda su questa finale. Si preannuncia una festa grande tra i tifosi. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti. Dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match, e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Pochi istanti ancora ci separano dal momento in cui i giocatori del Paris riceveranno la coppa. Eccoli che si radunano sul podio, ed è già ovviamente festa incontenibile, perché questo è il trofeo che tutti sognano e che il Paris Saint-Germain inseguiva dall'inizio della stagione. Secondo me in molti non riescono a crederci, ma in molti intendo anche tutti i tifosi e la gente di Parigi. Invece loro hanno disputato un'annata straordinaria che li ha portati a conquistare la UEFA Champions League, Pier, la Coppa dei Campioni. Ti rendi conto quanti vorrebbero essere al loro posto in questo momento? Sono pochi quelli che nella propria carriera salgono su quel podio. Eccolo il momento, col capitano che solleva la Coppa, il Paris è sul tetto d'Europa. Ecco i giocatori e i tifosi che festeggiano tutti assieme la conquista della coppa più ambita del calcio europeo. Sugli spalti alcuni sembrano ancora non realizzare del tutto ciò che è successo, ma hanno vinto la UEFA Champions League, la Coppa dei Campioni. Non hanno mai mollato, volevano salire sul tetto d'Europa e finalmente ci sono riusciti. Una giornata che rimarrà nella storia di questo club. È il momento più bello per i giocatori del Paris, per i loro tifosi. Ci stanno i fotografi pronti a catturare lo scatto perfetto, quello con la coppa, con le grandi orecchie, con la UEFA Champions League appena conquistata.